Medagliere nazionale dell'Associazione Arma di Cavalleria. Anni i cavalleggeri del reggimento Alessandro che nel corso del tragico sfondamento di Caporetto caddero affrontando coraggiosamente il nemico. Bandiera. Michetto. Attente! Presenta! Lunch! Down, down, down.
Posso. Si procede ora con lo scoprimento del cicco. Madrina è la signora Berta Krainz, vedova del generale Alberto Picucello. Del cippo. Picchetto, attente! Ad abitare a Caparno, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Spesso i popoli di questa terra sono stati immersi nelle tenebre, nelle ingiustizie, a prezzo sempre troppo elevato di vite umane, perseguiva progetti che erano meramente umani. Qui siamo a ricordare chi, a prezzo della sua vita, credeva in questi valori. Ecco, sentiamoci uniti a chi ha donato la sua vita per questi valori e per far sì che non sia solo un ricordo questo, ma anche un modo per guardare al futuro. E le persone più giovani, i bambini che abbiamo accanto, alle persone che più anziane, che possono raccontare quello che hanno passato, sono uno stimolo a guardare con coraggio, con fiducia e, per chi crede ovviamente, con fede al futuro. Ed ora ad ogni invocazione risponderemo con il nostro ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, i familiari, amici e benefattori defunti, perché possano godere della gioia eterna nella contemplazione del tuo volto. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutta la famiglia umana, perché siano consolati gli afflitti, liberati gli oppressi, radunati i dispersi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo. O Dio, per la cui misericordia riposano le anime dei fedeli, benedici questa lapide e affidala alla custodia del tuo angelo santo e fa che i nostri fratelli defunti si allietino di una gioia perenne assieme ai tuoi santi, per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo, dove loro, o Signore, e spenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Onori ai caduti! Thank you.
Porta! Lancio! Ehi! Posso! Buongiorno. Ho il piacere di portare qui a Stupizza a questa semplice ma importante e significativa cerimonia di posa delle stele a ricordo di un valoroso drappello di cavallinari, consiglieri comunali, le varie rappresentanze militari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma con i loro gagliardetti e tutti i cittadini presenti. Rivolgo un cordiale saluto ai bambini della scuola dell'infanzia, agli studenti delle scuole medie e ai loro insegnanti. Un particolare saluto al presidente della provincia di Udine, onorevole Pietro Fontanini, che anche in questa importante giornata ci onora con la sua presenza, accompagnato dal vicepresidente Mattiussi. Saluto il presidente dell'associazione Arma di Cavalleria, maggiore Alippio Mugnaioni, che è accompagnato da alcuni membri del Consiglio nazionale e parecchi cavalieri di questa associazione. Saluto il generale Bruno Morace, Alessandro Bonomini, che sarà il relatore ufficiale. Saluto il maggiore Gabriele Passarotto, comandante compagnia carabinieri di Cividale, accompagnato dal maresciallo comandante azione carabinieri di Pozzo Rovanelli, la rappresentanza della Guardia di Finanza con il brigadiere Zampieri. Saluto i rappresentanti della sezione Anna di Cividale con il vicepresidente del sezionale Antonio Ruocco. Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso. Questo è il terzo significativo incontro tra la comunità di Pulfero e l'arma di cavalleria. I primi due, pur ricordando un periodo drammatico della storia locale, italiana ed europea, si sono svolti in un'atmosfera di gioiosa serenità. È dal 2014, in effetti, che grazie alla sensibilità e alla concretezza del maggiore Alippio Mugnaioni è stato riannodato il filo che lega il comune di Pulfero all'arma di cavalleria. In questo lasso di tempo sono state prima collocate nella frazione di Biagis targhe storiche che ricordano quelle che i cavalleggeri stanziati in quel territorio nel periodo dal 1914 al 1917 avevano posto in alcuni luoghi del paese con i nomi significativi per la nazione come Savoia, Oberdan, Trento e Trieste e Ottieri. Successivamente, sempre in collaborazione con l'arma di cavalleria, il 16 luglio del 2016 abbiamo organizzato una bella manifestazione in ricordo dei 100 anni della che assieme a quelle di Piacis e Cras segnano concretamente il contributo di quei giovani alla vita quotidiana della locale popolazione. Opere centenarie che oggi sono utili alla cittadinanza, punti di interesse storico per i numerosi visitatori del nostro comprensorio. Oggi, invece, siamo solennemente riuniti per ricordare un episodio tragico di questa presenza nel nostro territorio comunale. Non sono uno storico. La massiccia biografia prodotta dall'accavallarsi delle celebrazioni che raccontano Caporetto forse non facilitano la formazione di un'idea precisa sulla complessità di quanto avvenuto in quelle tragiche giornate, in particolare dal punto di vista militare. È drammaticamente fatta proprio della coscienza popolare, nella condivisione di questa terribile tragedia. Quei giovani morti li consideriamo come figli nostri e come tali li piangiamo. Avremo ora anche un luogo dove poterli ricordare. In questa logica vorrei concludere questo mio intervento citando il poeta Dino Menichini, un importante poeta e scrittore delle nostre valli, nato a pochi metri di distanza dal luogo dove ci troviamo. E su quanto avvenuto il 25 ottobre 1917 scrive: «A me sono giunti attraverso le labbra di mia madre, appena uscita dall'adolescenza, quando con il passaggio delle truppe verso la frontiera la guerra raggiunse il paese Stupizza. E appena giovinetta, quando l'invasione del Friuli le portò l'amarezza dell'esilio a Napoli, profuga, atterrita e frastornata dal turbine degli eventi». Così conclude Menichini il racconto del ricordo di quanto sua madre gli ha trasmesso sul fatto che oggi ricordiamo e consegniamo alle future generazioni. La ricognizione di Stupizza, così quel fatto d'armi,
sarebbe stato denominato più tardi, si è conclusa con il sacrificio di un ufficiale e decine di cavalieri rimasti sconosciuti, ma nella pagina della Grande Guerra essa rimane il primo gesto di ribellione all'onta di Caporetto, come il primo tentativo di opporsi all'invasione. Ad un secolo di distanza, ricordando questo episodio di guerra, al di là delle valutazioni specifiche che possono essere proposte, rivolgendoci alle nuove generazioni, è nostro dovere mettere l'accento sul valore del rispetto di tutte le diversità che caratterizzano il nostro essere membri della stessa compagine universale, e rifiuto della violenza prevaricatrice con il metodo della risoluzione delle controversie. In questo senso, nel rispetto delle sovranità nazionali, la nostra comunità di confine, per diamente ricordare i morti che qui onoriamo, può e deve diventare un modello di tolleranza, rispetto e amicizia nei confronti di popoli, in particolare di quelli più vicini a noi. Ringrazio tutti quanti che hanno collaborato per l'organizzazione di questa manifestazione, un impegnativo lavoro che è un intreccio sinergico tra l'amministrazione comunale e l'associazione Arma di Cavalleria, il gruppo Alpini di Pulfero e l'associazione Progratis. Ringrazio il cerimoniere speaker Coronello Moro, l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria nella figura del presidente Alipio Mugnaioni, la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, il picchetto del Reggimento Gemona Cavalleria, tutti i cavalieri presenti, in particolare gli addetti ai mezzi militari che potrete poi visitare. Ringrazio particolarmente il vice sindaco Mirko Claura e gli assessori comunali, le forze dell'ordine e della protezione civile che oggi sono presenti, il dirigente scolastico dottor Nino Ciccone che ha permesso agli alunni della scuola di essere presenti e tutti gli insegnanti, gli alpini di Pulfero e gli abitanti di Studizia. Grazie per l'attenzione. Grazie. Buongiorno a tutti e un grazie in particolare all'Arma di Cavalleria, perché oggi sono qui a ricordare un fatto. Non è la prima volta che si fanno manifestazioni nel nostro Friuli per ricordare proprio gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. Pozzuolo ospita ogni anno il ricordo della battaglia di Pozzuolo. Ma oggi sono qui, sono venuti al confine tra l'altro con la Slovenia, in un luogo in cui proprio lo sfondamento di Caporetto, della battaglia di Caporetto, vide le truppe italiane purtroppo essere sovvertiate da truppe tedesche in questo caso, perché qui passò il famoso generale Rommel, era tenente quella volta, e con un'azione strepitosa riuscì ad accerchiare moltissimi militari italiani. Però i cavalieri cercarono, qui fu, come diceva bene il sindaco, il primo atto di resistenza nei confronti di questa avanzata che purtroppo arrivò fino al Piave. Il popolo friulano, il popolo di queste valli subì l'occupazione, e con l'occupazione tutti i drammi che sono legati al fatto che arrivano altre truppe, altri soldati, i nemici che non trattano tanto bene la popolazione. Queste cose non vanno dimenticate, come non va dimenticato il valore dei militari che si sono sacrificati. Allora ha fatto bene il Comune di Pulfero insieme all'associazione Arma di Cavalleria a ricordare questo fatto con una semplice cerimonia ma molto significativa, perché vedere quel cavallo passato senza il cavaliere è il segno proprio di quel momento della battaglia che non è stata favorevole ai cavalieri di Alessandria, e quel cavallo significava la morte di un soldato, come sono morte anche altri soldati in questa battaglia. Quindi grazie per la presenza dei militari in arma, ma dei tanti rappresentanti di associazioni combattentistiche, per ricordare questo fatto di 100 anni fa. Ebbene, oggi è proprio la giornata, cadono i 100 anni per ricordare questo fatto.
prende ora la parola il presidente dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, maggiore Alidio Mugnaioni. Buongiorno a tutti. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche, carissima Berta e carissimo Don Paolo, signore e signori, dragoni, cavalieri, lancieri, cavalleggeri e amici dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, non so se in 100 anni qualcuno si è ricordato di questo fatto d'arme, che vi verrà spiegato più tardi dal colonnello di cavalleria Alessandro Bonomini. Noi, dopo un lavoro di quasi 10 anni, siamo qui a ricordarlo. È mio dovere ringraziare le autorità locali con le quali, in stretta sinergia, abbiamo raggiunto l'obiettivo di porre un cippo a ricordo dell'episodio che vide il sacrificio di 22 giovani cavalleggeri di Alessandria che si immolarono nel compimento degli ordini ricevuti. In questa giornata che 100 anni fa vedeva il nemico arrivare da tutte le parti, i nostri cavalleggeri fecero il loro dovere. Anzi, devo doverosamente affermare che fu una prima scintilla di riscossa mentre tutti retrocedevano ed altri si sbandavano, soprattutto per mancanza di ordini, i cavalleggeri di Alessandria andavano contro il nemico. Il loro sacrificio, vi ripeto, è un avvenimento sconosciuto per quasi tutti gli italiani. Ora finalmente qualcuno potrà imparare. Avremmo voluto incidere sul cippo anche i nomi dei nostri caduti, ma ne abbiamo trovati solo 8. Assieme abbiamo deciso di continuare la ricerca e di non mollare. Se riusciremo a trovare i nomi dei 22 cavalleggeri caduti, allora li incideremo. Adesso no, sarebbe ignorare il sacrificio degli altri. O tutti o nessuno. Questo è lo stile della nostra arma. Grazie. Viva Alessandria, viva l'Italia. Ora e sempre, senza dimenticare. Ora la parola per la rievocazione del fatto d'arme di Stupizza, il colonnello di cavalleria Alessandro Bonomini. Bene, signori, più che fare una commemorazione, chiedo scusa alle autorità presenti, che saluto, ma mi rivolgerò ai ragazzi. Va bene, vi presenterò a loro come fosse un nonno per raccontare una storia vera, che è avvenuta qui, come si è detto, 100 anni fa, esatti, proprio quasi in queste stesse ore. Io spero che tutti voi abbiate il nonno, i nonni, va bene, vicini e lontani, e i nonni sono preziosissimi, vero? A certo punto, perché i nonni vi raccontano le storie. E io sono il nonno Alessandro, sono un vecchio soldato, ma qui sono il nonno Alessandro. Pensate che l'ultimo nipotino ha 4 anni e mezzo. Va bene, e anche lui in questo momento è una scuola materna. Purtroppo non è venuto qua tra noi. Allora i nonni vi raccontavano le fiabe, giusto all'inizio. Fiabe, Cappuccetto Rosso, Porcellini. Andando più avanti ho cominciato a raccontare le storie. Storie loro generalmente. Della loro scuola, del loro lavoro, i bisnonni anche della guerra, dell'emigrazione. Storie vere. Allora molto rapidamente io parlo di una storia molto vera che è successa appunto come si è introdotta da chi mi ha preceduto. Siamo della grande guerra, così che ho chiamato la prima guerra mondiale, purtroppo c'è stata anche la seconda. Adesso poi la nostra generazione, prima volta nella storia, ha vissuto 70 anni senza guerra e speriamo che non ci sia più. In Europa l'abbiamo capito, dovremmo capirlo per il mondo intero. Le guerre sono brutte, sono uccise. Io lo dico da soldato, uccisioni di uomini. Bene, veramente vergognoso. Siamo in una guerra, noi mettiamo dei particolari. Siamo andati in guerra noi volendo prendere Trieste e Trento, che erano in mani austriache. Il confine era qui, lo conoscete, giusto? Oggi è Slovenia, ma prima era Austria. Guerra. Sono passati 3 anni di guerra. Si combatte dove? Pochi chilometri di là, al di là di Matteuni. C'è la linea, va bene, tra noi e gli austriaci. 11 battaglie condotte per guadagnare il proprio terreno. Era così che si combatteva. A un certo punto l'Austria è presa alla gola. Un giorno particolare, 29 agosto del 17, nello stesso giorno in cui si sospendeva un disegno della battaglia di Sutton, hanno chiesto aiuto ai tedeschi.
vogliono dare una lezione a noi. E qui si forma un'armata, sapete, di 15 divisioni fortissime, il migliore dell'esercito tedesco e il migliore dell'esercito austriaco. Avviene lo sfondamento, la provetta, meglio ancora direi, Tolmino e Pezzo. Il 24 ieri, oggi siamo nel 25, riesce bene per tanti motivi. Pensate che la sera alle 10 i tedeschi arrivano a Rovis, qui vicino, lì si fermano, anche perché dietro Matajub, il Collo, eccetera, ancora si combatte. Quindi arrivano. Nella notte viene dato l'ordine di prendere le unità di riserva e mandarle qui, come si dice, cercando di trattenere perlomeno, difficile fermare. Abbiamo pensato contro la nostra divisione, la gloriosa 19ª, è stata attaccata da 7 divisioni. Che nel mestiere disse che per attaccare ci vogliono almeno 3 volte la forza di chi attaccava, quindi 7 volte. Quindi sono arrivati qua dietro, Lobis, pochi chilometri da qua. Arriva qui una divisione che era di riserva, la 53ª divisione di fanteria, comandata da un principe, Gonzaga, della famiglia famosa dei signori di Mantova. È un ufficiale esperto, anche i soldati sono esperti dopo tenere di guerra. Lui arrivano qua di notte all'alba e si schierano. Dove si schierano? Più avanti, dove c'è la stretta di seguente, dalla quale si può vedere, si possa vedere almeno 1 o 2 km verso la provetta. Ci sono i mitraglieri, i soldati piazzano le mitragliatrici, i soldati, qualcuno viene mandato sulle montagne là e di qua per controllare la situazione. Ma giusto. Il generale poi è molto ansioso, non sa chi noi si abbia davanti. Immaginate, un pericolo che non si conosca, ignoto. Lui vuole sapere per poter condurre la sua battaglia, non diciamo battaglia, il suo combattimento qui, vuole sapere questo. Allora, l'unico sistema cos'è? La cavalleria. La cavalleria è l'arma che arriva sempre nei momenti più difficili. E la sua storia, ognuno ha le proprie caratteristiche, gli alpini, i nostri eroi della montagna. La cavalleria è quella che arriva nei momenti più tragici, deve reagire immediatamente. Allora lui pensa di mandare dei cavalleggeri, va bene, a vedere la situazione. Prende un plotone di cavalleggeri di Alessandria. Sapete cos'è un plotone? È un'unità piccola, 20, 25, 30 uomini. Ecco, questo è un plotone. Insomma, che bei soldatini qua davanti io. Questo è un plotone, va bene. Cavalleggeri, quattro cavalli, cavalleggeri, piccoli, anche gli uomini erano piccoli, 1,60 m. Però a cavallo si sentivano forti, erano già combattuto sul casso, già con quel fuoco, se no qui piace come si è detto. Viene quello che manca, gli dà l'ordine di andare avanti, camminare verso Vopis per vedere chi c'è, capire chi è che ci sta, chi ci attaccherà tra poco, che sappiamo che il nemico sta venendo. E c'è una fotografia stupenda, arrivano questi 28 cavalieri, come si è detto, scavalcano una piccola barricata, la difesa, abbiamo discusso con i miei colleghi esattamente dove potesse essere, non lo so, ma non ha importanza, le truppe sono più avanti, abbiamo detto, e vengono mandati avanti. E loro ci vanno, dove vanno? Verso l'ignoto, non sanno, quello è il loro compito, vedere. Ma come lo vede il nemico? Quando il nemico ti spara addosso, purtroppo. Quindi questi vanno verso il fosso pericolo. Sono coraggiosi. Cosa vuol dire coraggiosi? Non che non si abbia paura, solo i pazzi non hanno paura. Non voglio parlare a voi, anche i piccolini. Il coraggio significa vincere la paura. Questi hanno paura, sì, hanno paura. Hanno la mamma alle spalle, i genitori, giusto? Hanno le sorelle, hanno una morosa, una fidanzata. Alcuni hanno la moglie, alcuni hanno figli, eppure ricevuto l'ordine lo vanno avanti. Ecco, questo è il fatto. Vanno avanti, perché quello è il loro compito, è il loro senso del dovere che li manda avanti. Ma saltano la barricata, saltano il limite dove sono gli amici, dove sono i propri compagni. Davanti non c'è più nessuno, c'è l'ignoto, non si sa. Ci sono le testimonianze di un capitano che stava qui in alto, con il binocolo in seguito, vedi questo flottone più avanti, al trotto, con una certa formazione ovviamente, li vede apparire, scomparire, c'è nel bosco.
vanno avanti, sembra che abbiano assalito, abbiano colpito, sciabolato una prima pattuglia nemica, però andavano a vedere, ovviamente. Lo seguono, alla fine l'esercito tedesco era forti, aveva un numero enorme di cucine mitragliatori, io chiamavo mitragliatrice leggera. Vengono imboscata e cadono così giusto. 28 partiti, 4 ritornati. Degli altri non si sa nulla. Molti sono morti, sicuramente, molti sono morti qui, molti sono morti negli ospedali tedeschi, per strada, nei campi di prigionia, morti di stenti, di malattie, di fame. Alcuni sono ritornati a casa. Purtroppo noi non abbiamo fatto delle grosse ricerche, i miei colleghi, i compagni d'arme, ma non hanno trovato nulla. Qua. Immaginate questi uomini che sono andati 28 ne tornano 4. Superando questa barriera che divide la presenza, l'oggi, quello che sai, la conoscenza e l'ignoto. E mi rivolgo a voi, loro hanno assolto il loro dovere. Voi dovete assolvere il vostro, non è di combattere, è di studiare. Questo è il vostro dovere. Lì dovete trovare la vostra dignità, verso una professione, verso un lavoro. Tutti i lavori sono degni di stima. Questo è il retaggio che noi vogliamo dare a voi altri. Tutti noi siamo spettatori, voi siete i cittadini di domani. Bene, avete i doveri verso i genitori, gli insegnanti, ma soprattutto un dovere verso voi stessi. E ricordatevi, troverete anche voi barricate, ostacoli, a principio esami, lavoro da fare, e che voi dovete scavalcare questi ostacoli. In cavalleria si diceva, butta il cuore oltre l'ostacolo e tutto questo passa. Dovete anche voi ricordatevi. Quando vi troverete degli ostacoli, ricordatevi di questi ragazzi che sono morti qua. Vedete l'esempio, niente guerra, ma vincere, fiducia in voi stessi. Io vi guardo in faccia, cioè tutti in gamba, tutti in gamba. Ricordatevi di questo esempio qui. Quando troverete qualche ostacolo, ricordatevi di questo nonno, di questo vecchio soldato, che non ci siamo più, che vi dirà, che vi ha ricordato quello che è il vostro dovere. Saper scavalcare la barricata per andare incontro alla vita. Questo è il retaggio che io voglio lasciare voi. E adesso, come nonno, ti abbraccio. Va bene, io ringrazio, va bene, innanzitutto che cantavate, fratelli d'Italia, e vi auguro di cuore ogni felice avvenire. Lo stesso auguro ai soldati. Va bene, la Volo di Genova, 4 anni ho portato le vostre fiamme. Va bene, sono cavalieri, vi invito di quanti, vi ringrazio. E viva l'Italia! Bravo! La cerimonia è terminata. Okay.